Dunque, Salieri era pronto a fare la sua mossa. Forse ci stava lavorando, ma poi il proibizionismo è finito. E con esso anche il business del contrabbando di alcolici. Tutti quegli scontri erano stati inutili. Ci sono voluti anni per risollevarci, ma una volta tornati in sella, ragazzi, allora sì. Abbiamo potuto investire in nuovi traffici tutti i soldi ottenuti con il Moonshine e il Canadian. Molti erano legali. Edilizia, ristorazione, trasporti su gomma, gioco d'azzardo. Eravamo attivi ovunque, ad eccezione che nella droga. Nel 35 andava a gonfie vele. Incassavamo denaro con regolarità. Avevo una moglie e una figlia. Sam mandava avanti un locale per il Don. Perfino Poli aveva i suoi piccoli giri. Non sarà stato entusiasta, ma... ma almeno era... soddisfatto. Sì. Esattamente. E Salieri finalmente iniziava a parlare di uscire dall'ombra di Morello, di farci un giro di poliziotti e di politici corrotti. È interessante. Stai dicendo che nel 34 Salieri ha corrotto dei politici? Forse. Perché? Beh, qualche anno fa la Buoncostume ha arrestato un giudice per adescamento di minore. Una volta dentro ha confessato ogni genere di irregolarità in cerca di un accordo. Ha anche ammesso di aver accettato tangenti da Morello, oltre che da Salieri. Ha fatto il doppio gioco per guadagnare di più, ma Morello l'ha scoperto e ha minacciato di seppellire i suoi figli sulla spiaggia ancora vivi. Cristo. Ecco il pezzo mancante. Che intendi? Morello ci ha sempre limitati, è vero, ma non ha mai fatto nulla per iniziare una vera guerra. Quando ha scoperto che Salieri stava creando la propria rete, avrà perso le staffe, perché nel 35 ci ha colpiti molto duro. Sulla faccia, dritto. Hey, sulla Tommy. Faccia. Oh, ehi, capo, che succede? Fortuna che sei qui. Prego, capo. Volevo pranzare da Pepe, ma Carlo sta male. Mi accompagni tu? Sì, certo, capo. Bravo. Sto morendo di fame. Il ferro ce l'hai? Certo. Potrebbe servirmi. Sai com'è. Le cose con Morello sono troppo tranquille. Ma magari sono solo nervoso. Allora come va, Tom? Lo sa come va. Va bene. Certo, lo so, tengo d'occhio i registri ogni giorno, ma visto che è successo quello che è successo, so anche che un capo deve parlare ai suoi sottoposti senza lasciare che altri si mettano in mezzo. Stiamo trattando con gente di una certa classe. Mi piace avere a che fare con tutti questi pezzi grossi che abbiamo per le mani. Meglio di quegli imbroglioni che cercavano di piazzarci le rimanenze prima del 21° emendamento. Ah, ed è solo l'inizio, Tom. Ho dei progetti. Molta gente valida in fila per la propria parte. Mi fa piacere. Credo che ti fa piacere. Un po' di tempo lontano da Poli e i suoi piani idioti. Devo ammettere che è un altro tipo di conversazione, capo. Non ho dubbi. Però io, Sam e Poli siamo molto legati. Ne abbiamo passate tante assieme. Già, lo so bene.
Ho pensato a questo pranzo per tutta la settimana. Aspetta di assaggiare la cassata, Tommy. Oh, il vino! Ehi, altro vino qui, Amory! Vi piacerà assai questo vino, è un... Don Salieri! Prego, amico mio, benvenuto! È un piacere, Pepe! Sì! Ehi, su! È arrivato il nostro ospite! Che cosa prevede il menù? Mia madre sarebbe onorata se voi assaggiaste la sua caponatina. Eccellente, bravo, bravo! Molto bene! Lasciate che vi prenda una sedia, eh? Prego, sedetevi. Sì, sì. E da bere? Un bel Chianti. L'ho messo da parte apposta per voi, eh? Oh, bene, bene, bene. Vi lascio. Sono felice che hai smesso, Tom. Beh, Sara ha minacciato di lasciarmi. Lo so. Te l'ha detto? No. L'ho spinta io a farlo. Gli ubriaconi sono distratti. Non volevo che commettessi errore di convertirci. Ah, per voi? È per voi. Ah, Pepe, è tutto squisito come sempre. Molto bene, grazie, Don Salieri. I complimenti di un buon gustaio come voi mi riempiono di gioia. Se sapessi con cosa ho cenato, non mi chiameresti buon gustaio. Salieri! Forza, vieni fuori e facciamola finita! Dai, stanalo giù. Merda, attenti! L'uscita principale è presidiata. Può camminare? Sono troppo lento. Gli tenderemo un'imboscata. E li terrò occupati mentre li aggiri passando da retro. Ne è sicuro, capo? Fallo fuori, Tommy. Nessuno deve tornare a casa sano e salvo. Ok, capo. Faccia attenzione. Tom, cerca di fare fretta. Vieni belli lontani!
Angelo sta arrivando dal piccolo! Con me! Ragazzo, mi hai salvato la vita, Tom. Dobbiamo andare, capo. Tra poco arrivano gli sbirri. Fammi riprendere fiato un momento. Adesso la riporto al bar. No, non al bar. Andiamo da Carlo. Quel bastardo sapeva dove sarei stato oggi e si è dato malato. L'ha venduta. Ci ha venduti. Hai rischiato la pelle anche tu. Sì, lo so, capo. Carlo convive con una ragazza a Holbrook. Andiamo a sentire che cosa ha da dire. Premi sul pedale, Tom! Se Carlo resta vivo ancora un minuto di più, vado fuori di testa! Certo, capo. Incredibile, quei bastardi hanno avuto le palle di distruggere la mia auto! Non può essere stato che Carlo. Suo padre aveva legato con Morello all'inizio. Il frutto non cade mai lontano dall'albero, eh? Ho piatto al suo funerale, ma quello del figlio riderò. La madre è già vedova, Tom, e per colpa sua resterà del tutto sola. E per cosa? Un po' di soldi per comprarsi la droga e io che gli sfondo il cranio a calci. Sai una cosa? Sono felice, felice che sia successo. Così ammazzo un altro stronzo, entro in guerra con Morello e andiamo sui materassi. Oggi... Gesù Cristo, ci mancavano loro! Una è a downtown, state lì dietro. A tutti gli agenti, secondo gli avvistamenti, il sospetto è a Oakwood. Purtroppo ne abbiamo perso le tracce. Sai una cosa? Sono felice, felice che sia successo. Così ammazzo un altro stronzo, entro in guerra con Morello e andiamo sui materassi. Oggi è il giorno della svolta. Sembra proprio di sì. Ospite un uomo, lo accogli nella tua famiglia, lo tratti con rispetto e lui te ne paga così, così! A questo punto chissà che altro ha spifferato. La fattoria, le scommesse, l'agguato al parcheggio, potrebbe essere sempre stato lui. Cristo santo, qualcuno ha informato Morello dei nostri traffici per anni e ce ne accorgiamo solo quando i suoi vanno così vicini a farmi fuori. Hai mai visto accoppare qualcuno, Tom? Non succede spesso, quindi sarà speciale, vedrai. Per
perché non lascia andare prima me, eh? Forse Carlo se l'aspetta. No, Tom, la prima e ultima cosa che vedrà sarà la mia faccia. Che cazzo? Brutto bastardo di un traditore. Meglio se te ne vai, tesoro. Sai che sei un uomo morto, Carlo. Tutto ok, capo? Sì, solo affaticato. Ora riprendo fiato. Cristo, è veloce per quella stanza. Non fartela scappare! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Carlo! Sono certo. Ora lo siamo. Sergio, come va? Sempre in forma? Certo. Che c'è qua? Un attimo. Ma è Gordy? È lui. Ehi, Gordy, come stai? Bello, non ti riconoscevo quasi. Che ha fatto? Hai detto che c'erano problemi già al porto, giusto? Sì, ma niente di ingestibile. Sì, beh, ho chiesto un po' in giro. Chi sto stronzo organizzava uno sciopero. E gli scioperi danneggiano il business. A meno che non li organizzi tu. Già. Ho pensato che il sindacato ha bisogno di una nuova guida. A te va bene? Ma certo. Bene. Ora, che mi dici dell'altra cosa? Sono qui per questo. Salieri è sopravvissuto. Figlia di puttana! Che succede? Non lo so ancora. I nostri sono tutti morti, come quelli del ristorante. E basta così, Lagna. Qui stiamo parlando. Che mi dici che da nulla da De Carlo? L'abbiamo trovato con la testa spaccata come un cocomero. Non ho mai visto nulla di simile. Salieri deve aver capito che l'aveva cedito. Maledizione! Così non riesco a ragionare! Scoppierà una guerra. Tenessi da stare muto! Siamo in guerra da quando è morto Peppone. Ora è alla luce del sole. Cosa vuoi che faccia? Fatti un giro. Avvisa i ragazzi di stare a letto, di stare pronti. Ok, spargo la voce. Ehi. Cerca solo di stare attento. Anche tu, Don Morello.